Cantiano è pronto a trasformarsi con la turba, la rievocazione nelle forme del teatro popolare religioso della passione, morte e resurrezione di Cristo. L'appuntamento dal secolo di San Francesco è per il Venerdì Santo con la sacra rappresentazione. Nei pressi dei giardini pubblici verrà allestito un cenacolo, luogo deputato all'istituzione dell'Eucaristia, ma anche del tradimento e della cattura di Cristo. A Piazza Luceoli, invece, le strutture che rappresenteranno il Tempio dei Sacerdoti, il Pretorio Romano e la Reggia di Erode, e poi il palcoscenico, sul quale centinaia di persone faranno la loro comparsa, interpretando con devozione popolare le scene del processo e della condanna. La turba è un segnale di rinascita e quindi ecco, ci siamo sentiti la responsabilità anche morale di riconsegnare alla comunità uno dei suoi momenti più importanti, quello identitario, quello che richiama un orgoglio di una comunità che ritrova la sua socialità anche come messaggio di speranza e di ripartenza in un paese che ancora ha delle ferite aperte ma che ha tanta voglia di rimettersi in gioco. Quindi più di 250 figuranti che sono cantianesi si ritroveranno sulle scene di questa nostra storica rappresentazione che ormai rappresenta un pezzo importante della nostra identità e rappresenta anche uno dei tra i più eventi più importanti a livello regionale per quanto riguarda la passione e la morte del Cristo. Quest'anno un grande ritorno con la turba a Cantiano, appunto svegliamo quelli che saranno i particolari di questa nuova edizione. La turba ha un suo ormai target ben preciso, è chiaro che quest'anno assume questo valore ancora maggiore perché sia per gli anni che non è stato possibile realizzarla per il Covid che tutti sappiamo, ma c'è questo anche riscatto in più dovuto a questa drammatica situazione in cui il paese si è venuto a creare. C'è un finale che purtroppo non potremo realizzare nella forma consueta, che era l'entrata di tutti i personaggi nella chiesa collegiata chiusa per l'alluvione e che era un omaggio che tutti i personaggi 250 fanno al Cristo morto. Per il resto la turba entrerà in scena come sempre, come tutti gli anni, il Venerdì Santo. Fondazione che ha risposto con solerzia e con immediatezza alla preghiera che quasi ci è stata rivolta dall'associazione La Turba e dal sindaco di Cantiano, per avere un contributo per poter ricostituire quello che era venuto meno a seguito dei noti eventi. Naturalmente abbiamo risposto perché per noi la turba rispetto a Cantiano è un'identità e quindi la fondazione che segue con attenzione gli aspetti culturali della vita di tutta la provincia ha risposto e ha risposto con prontezza perché l'immediatezza voleva dire essere vicino alle persone, quindi crediamo di aver fatto il piccolo della nostra parte. Direttore, un altro appuntamento importante per il territorio. Cantiano è nota per tante cose, dalla Marina di Cantiano ai Cavalli del Catria e particolarmente dalla Turba, questa manifestazione del Venerdì Santo che annualmente raccoglieva tanti fedeli, ma non solo, ma anche curiosi. Con l'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la volontà del sindaco Piccini e anche la disponibilità e il sostegno da parte di Confcommercio, si conferma questa manifestazione che sicuramente porterà ancora tanti visitatori nella città di Cantiano.